Allora, siamo a Lago di Loch Ness, stiamo per prendere il traghetto per andare a fare gli avvistamenti. Siamo cariche, pronte, con la macchina fotografica e la telecamera, perché vedremo sicuramente Nessie, come lo chiamano qui, questo mostro. E niente, andiamo a prendere la barca. No, non è che parlo da sola. Sto facendo il video, vi faccio vedere il lago, è bellissimo, è grande. Andiamo a fare la crociera, una mini crociera. Vitti li abbiamo, sì, andiamo. Là c'è il mostro. Ah, là c'è il mostro, sì, io voglio, sicuramente mi, voglio sedere sulla... Dopo, sicuro che c'è tempo? Sicuro? Ah sì, la gente in fila e poi le disgrazie. Aspetta. Così trovo che sto mangiando. Vabbè, devo scegliere. Meglio senza gambe che senza braccia. Tu che preferisci perdere? Niente. Le braccia che no. Tu che preferisci perdere? Una gamba, un braccio, che? Facciamo uno se fanno perdere. Sì. Sì, però della stessa parte, così si no, dalla stessa parte poi sei così. No, non viene fare. Va bene. Non viene fare. Andiamo a guardare là, ecco, va che è meglio. Ecco il traghetto che c'è. Beh, bella, c'è una bella crociera. Vediamo che tempo fa fuori. Tempo... Ma è bello, dai. Andiamo fuori? Sì. Pure la musica scozzese. Certo. Remains at around 60 degrees Celsius, with only the surface water getting a little warmer in the summer. Having said this, in the winter, the water is often warmer than the air temperature. As the temperature remains fairly steady throughout the year, the loch does not freeze over. If you look overboard, you may see that the water is very dark, almost brown. This is caused by the peat content of the surrounding soil. Once you travel beyond 30 meters in depth, the loch is a dark abyss, with very poor visibility, making it a perfect hiding place for anything that wishes to remain unseen. Uncut castle. You also control the land and the people around the gateway. And for that reason, it was fought over and changed hands many times throughout its history. Not just among the Scottish clans, but also between the Scots and the English. The castle saw its final action in 1692 when it was destroyed by the Grants clan. And although the Grants did occupy the castle at the time, they did not support the Jacobite uprising. So they decided they'd leave, and as they went, they set fire to it and blew it up, rendering it unusable and stopping the Jacobites' funeral stroke of tears. Grant's Tower is the five-storey tower we can see inside that building, and this was apparently left intact when the castle was destroyed. South with the elevation of the tower did not fall down until a great storm in the spring. Oops, what's up? Further down Loch Ness. The men were among his few remaining followers, and the prince called them his privy council. They spent many nights in the cave, sleeping in a bed of heather. A description of the prince from the time says he was barefooted, had an old black kilt coat on, a plaid, philibeg, and waistcoat, a dirty shirt, and a long red beard. A gun in his hand, a pistol, and a dirk by his side. Allora, siamo nella capitale delle Highlands, ad Inverness. Questa dietro di me, alle mie spalle, è la cattedrale.
bella. Mi sono scordata di fare una ripresa all'interno, però vi metterò le foto. E niente, bella, bella da fuori. Adesso noi facciamo la passeggiata per vedere il castello. Guardate che bello. Il castello merita. Però non si può visitare perché adesso è diventato che cosa? Un tribunale, quindi non è visitabile il castello di Inverness sulle Highlands. Ora facciamo una bella passeggiata, andiamo a vedere il mercato vittoriano, famoso per i buonissimi cioccolatini con all'interno il whisky, che sicuramente assaggerò per forza. Vai, aspetta, dopo il ciclista, vai. L'ha fatta? No, troppo no. Vabbè. Andiamo. Ma wow. Market, mercato vittoriano. No, è simile a quello che sta a Bath. Chi la vita si ricorda quello là? Te lo ricordi? Dove compravamo le sciarpette? Wow. Ah, che bella! Annalisa, dietro di noi sto facendo la foto, sì, è uguale a quello che sta la Pampu, vicino alla Pampu. Allora, abbiamo appena passato il paese Pitlochry
E adesso ci dirigiamo verso la foresta dell'Hermitage, che non a confondersi con il museo di San Pietroburgo, ma è una foresta che ha come caratteristica quella di essere infestata dalle fate, quindi dobbiamo stare attenti a non farci rapire, però non siamo così fortunate, perché le fate si manifestano sotto forma di quello che noi desideriamo, per quello che siamo donne, diciamo. Non penso maschietti che troveremo belli Brad come Brad Pitt e Raoul Bova, però non siamo così fortunate, per cui niente fate per noi oggi. È vero. The Hermitage. Là è proprio una bella foresta. Così andiamo a vedere le cascate. Bello l'ingresso. Sì. Tutti a aspettare di fare le foto. Che? Certo. C'è ragione. I lati B che abbiamo fotografato. Infatti, si sprecano. Bello, questo scorcio alla Hobbit. Aspetta, però mi devo spostare perché c'è il bagno di fotografia. Com'è che si chiama questa cosa? Ocean Hall. Ocean Hall. Per guardare la cascata, appena ci arriveremo. No, se non scendi no! No, esatto, se scendi no! Punizione! Bella questa acquetta putrida! Questo fango, sarà contento Xavier! È andato, sei imboscato! Che ha detto che è la torba? Perché è scuro, o ti mette a fuoco di là o ti mette a fuoco di qua.
sarà? Faccio di legno? È piatto? Boh. Carla, è il nostro fatto. Che sta per schiudersi, ci viene a cercare. Ecco, ci troviamo a Edimburgo, a Carlton Hill, che è una parte alta di Edimburgo, da cui si vedrà fra poco il panorama della città. Noi siamo pronte a affrontare la salita, non è molto, molto lunga, però fa caldo, perché siamo bardate come se salissimo sull'Everest. Andiamo a vedere, va? Ta-da. Questo coso è storto, non lo so. Ah, beh, da qua già si vede qualcosa, eh. Abbiamo le gru di fronte, però. Ah, carino anche quello. Un po', sì. Ecco i Migis. Li vedo. Allora, il castello è quello, no? Immagino. Il castello è quello laggiù. E quelle costruzioni davanti? Deve essere la quella con l'orologio, dovrebbe essere la banca. Ah, quella che poi sì, la chiesa è stata trasformata in banca, sì. Quell'altra guglia, vabbè, lo metterò sotto. Chiesa, Sta lavorando. Peccato per la luce. Sì, infatti, è meglio non saperlo. Ormai tanto te lo sei mangiato, andami. È quello. È vero, è quello che è calorico. Allora, qui ci sono lavori in corso, peccato, ma questo è l'osservatorio di Edimburgo, che risale all'Ottocento, che... 1812 per essere precisi, però non è visitabile purtroppo. Sarebbe stato molto interessante, però gli operai e lo stanno ristrutturando. Prossimo viaggio a Edimburgo lo vediamo. Allora, quella è la Holyrood House, residenza reale con un'abbazia crollata che si vede sulla sinistra e che visiteremo, penso, dopodomani. E adesso la vediamo dall'alto. Sta uscendo il sole, che meraviglia! Così non si vede tutto questo grigiore. Bellissima l'Oli. Holyrood House. Là c'è il tempietto. Sta uscendo il sole! Yeah! Ecco, laggiù si vede in lontananza, molto lontano, lontano, il mare. Ed è il fiordo di Edimburgo quello là. Fiordo di Edimburgo con tre ponti bellissimi. Però dall'autobus non potevo fare le riprese. Allora, questa è l'Arthur Seat, presente la sedia di Re Artù, che è una specie di una bella passeggiata di 40 minuti a salire, da cui si vede tutta la città. E però oggi il tempo non è un granché,
però è molto carina, sì, anche da vederla così. Allora, questa è la National Portrait Gallery, famosa per i suoi ritratti, è bella grandina, faremo una visita, non so se dentro si potranno fare riprese, però merita veramente. Senza flash? Per sicurezza fare senza flash, non c'è scritto niente, poi magari se serve lo vediamo. Percorso? Oh, guarda chi c'è! Beh, parecchio somigliante, che dite? Principe Charles. Oh, che bella! Mamma mia, sì! Leggendaria Flora McDonald's sta là. Non c'è Bunny Prince, Charlie. Quella con la gonna verde di velluto con la scritta sopra. Questa cosa è bella, eh? È bellissima questa parte. La scaletta? La sala, la vedo, tutto, sono